gli Appennini, che sono questa spina dorsale che da nord a sud lo percorre tutto, quindi lo riguarda il nostro paese più delle stesse Alpi alla fine, è molto più, come dire, entra molto più nel vivo della nostra identità di quanto non facciano le altre montagne. Come è nata questa idea? Questa idea è nata lavorando sul territorio. Io vengo dall'Umbria, sono presidente di Slow Food Umbria e quindi nella mia attività associativa continuamente mi sono trovata a parlare con persone che vivono l'Appennino e anche con la politica, con le istituzioni, quei consessi nei quali si va a discutere e si tirano fuori quelli che sono i problemi, le possibili soluzioni. Allora l'idea è stata quella di dire: riproponiamo l'Appennino con una chiave di lettura di un nuovo futuro. Perché, per esempio, abbiamo messo al centro del ragionamento il discorso dei giovani e del lavoro. Perché? Perché gli Appennini effettivamente possono rappresentare per le giovani generazioni, ribaltando il concetto diffuso fino adesso di abbandono delle terre perché in cerca di migliori occasioni di lavoro, di studio, di nuove possibilità, riportiamo i giovani in Appennino, perché adesso le condizioni comunque sono cambiate, perché piuttosto che lavorare 8 ore in un call center, forse dei giovani possono essere interessati e guadagnare, forse possono essere interessati a recuperare un antico mestiere, a riandare a vivere in borghi che si stanno perdendo. Io credo effettivamente che questo degli Appennini sia una grande sfida, perché lo ricordava Sonia, gli Appennini sono il territorio da cui la gente se ne andava, sono stati migrazioni che sono cominciate tanto tempo fa ma che continuano tuttora. In realtà, rendiamoci conto, noi siamo di fronte forse all'ultima migrazione, quindi il nostro progetto è veramente fermare l'ultima migrazione, perché se ne stanno andando ancora tutti, pensando che forse in pianura e forse nelle città si possa trovare quello che in Appennino non si riesce a trovare.